Antonio Ippoliti, 83 anni, originario di Cagli ma residente a Pesaro, ieri sera intorno alle 19 si trovava lungo la statale Adriatica 16 nel tratto tra Pesaro e Fano, poco dopo l'hotel Miramare. Per una ragione che solo lui sa, ha deciso di attraversare la statale. Una decisione di istinto o di necessità? Voleva forse raggiungere la ciclabile? Nessuno lo saprà mai. Sta di fatto che questa decisione ad Antonio è costata la vita. In quell'istante, provenienti da Pesaro, a bordo della loro auto, una Peugeot 208, ci sono Rita e Francesco di Fano che stanno rientrando in città. Francesco è alla guida, intravede un'ombra all'improvviso davanti al muso dell'auto, è l'83enne. L'urto è inevitabile e violentissimo. Questo è il punto sulla statale 16, esatto, in cui è avvenuto l'attraversamento mortale di ieri sera. Cerchiato lì con lo spray bianco, c'è il punto d'impatto in cui l'automobile ha centrato in pieno l'83enne pesarese che è stato sbalzato per l'urto, vedete, laggiù in fondo a una ventina di metri. Di sera questo punto è estremamente buio e quindi praticamente un ostacolo improvviso davanti si fa fatica a scorgere. Ironia della sorte, i lampioni che illuminano parte della statale finiscono proprio 50 metri prima. Se Antonio avesse solo deciso di attraversare sotto la luce, forse sarebbe ancora vivo, ma in quel punto non ci sono lampioni e c'è una profonda oscurità di sera. Sul posto, questa mattina, ci sono ancora i segni dell'intervento disperato dei sanitari per strapparlo alla morte. Placche da defibrillatore, cannule per intubazione e guanti sterili. Ma le lesioni interne di traumi riportati nell'urto dall'uomo sono gravi e così muore sull'asfalto. Increduli e sotto shock i due coniugi fanesi che hanno prestato subito soccorso all'uomo e chiamato il 118 e che non si riescono a capacitare dell'accaduto. Ora le indagini dovranno stabilire in che senso l'uomo stava attraversando la statale. A definirlo saranno le indagini sulla salma dell'83enne e perché anche si trovasse così lontano da via Confalonieri, dove viveva con la sorella 95enne.